che cos'è composto il suolo? In effetti da una miriade di differenti particelle. Per capire quali sono nei dettagli possiamo fare un piccolo esperimento. Utilizza semplicemente dell'acqua di rubinetto, un campione di suolo che potete raccogliere dove preferite, nel giardino della scuola oppure in un orto con quello di casa, dove preferite davvero, e un piccolo barattolo di vetro. In questo barattolo, come potete vedere, ho messo due tacche. La prima tacca rappresenta il livello fino a cui devo inserire del suolo, la seconda tacca invece rappresenta il livello fino a cui devo mettere l'acqua. Cominciamo col mettere il suolo. Io mi aiuto con un cucchiaio, potete anche utilizzare un imbuto se preferite. Se vi sembra che il suolo sia troppo compatto, potete anche mischiarlo bene prima di inserirlo all'interno dell'altro barattolo. A questo punto aggiungo l'acqua. L'acqua impiega un attimo a scendere, quindi mischio bene con un cucchiaio in modo tale che arrivi fino in fondo. A questo punto chiudo, stringo molto forte e sciacquo come se fosse un cocktail. In questo momento tutto quanto il suolo è in sospensione, significa che le varie particelle, siccome non si sciolgono nell'acqua, navigano, galleggiano proprio all'interno dell'acqua. Ci vorrà un pochettino di tempo perché tutte quante le particelle vadano verso il fondo, si dice sedimentare, quindi appunto ridiscendere verso il fondo grazie alla forza di gravità. Per questo motivo anche in questo caso abbiamo bisogno di un pochettino di pazienza perché avvenga l'esperimento, quindi prendiamo il barattolo, lo posizioniamo di lato dove preferite e lo riguardiamo dopo almeno una mezza giornata. Sono passate un po' di ore ed effettivamente l'esperimento è avvenuto. Che cosa succede? Le particelle si muovono verso il basso con delle velocità diverse. Quelle più grandi tendono ad arrivare in fondo molto più in fretta rispetto alle particelle più fini. Per questo motivo si può notare effettivamente una suddivisione in livelli. Si può osservare molto bene perché nella parte più bassa, qua giù, del barattolo effettivamente vediamo le parti più ghiaiose, quindi appunto le particelle più grandi. Se nel vostro suolo ci fossero stati anche dei ciottolini di ghiaia, li avremmo trovati qua sotto. Seguono quindi una serie di livelli diversi, di colori diversi, rappresentati da argilla, limo e altri terricci. Purtroppo non riusciamo a distinguere perfettamente le particelle perché sono così piccole che noi non riusciamo ad osservarle ad occhio nudo. L'acqua, come vedete, si sta pulendo, non è ancora completamente pulita perché ci vorrebbero ancora delle altre ore, perché ci sono meno particelle in sospensione. E infine, piccola sorpresa, le parti organiche, quindi residui di vegetali oppure gusci di insetti, galleggiano al di sopra dell'acqua. In questa maniera è possibile distinguere tutte le varie parti che rappresentano appunto un suolo. Ricordatevi sempre comunque che il suolo è importante perché senza di esso non avremmo né i boschi né le foreste ma nemmeno l'agricoltura, quindi è importante cercare di preservarlo.